noi andiamo nella direzione del Teatro Nazionale, di gestire in modo trasparente i fondi, i teatri sono della città e quindi si va nel consolidamento di quello che vuole il Ministero. Mettiamo in sicurezza i nostri teatri. Però con una fondazione e non con l'associazione? Beh, direi di no, perché in quell'associazione sostanzialmente c'è una sostanziale e formale estromissione del Comune di Napoli. Siccome i teatri sono della città di Napoli, i teatri devono ritornare alla città, alle istituzioni, al mondo della cultura libero, senza oligarchie e senza cose poco trasparenti. Quindi andiamo esattamente nella direzione che vuole il Ministero, perché ci deve dare 4-5 milioni per i prossimi anni e questi 4-5 milioni vanno gestiti in assoluta trasparenza. Oggi c'è il proseguo del CDA al Mercadante del 29 aprile, quello lì al quale mancavano i rappresentanti del Comune e il Comune ovviamente disse che non era valido quel CDA. Oggi ci saranno? Noi impugneremo, quindi stiamo, per quanto riguarda il CDA, contratto defusco, si impugnano, si è aperta una fase nuova che chiuderemo nel più breve tempo possibile perché c'è bisogno di un grande rilancio dei teatri della nostra città, il Mercadante strategico, in tanti anni si blaterava sul fatto di che si voleva fare il Teatro Nazionale, noi l'abbiamo ottenuto e questo è un merito assoluto della città di Napoli, della nostra amministrazione, nonostante, mi spiace dirlo, il voto assolutamente negativo che era stato dato al direttore artistico, al quale per premio si è fatto un contratto di 5 anni che fuori da ogni grazia di Dio. Quindi qua bisogna rimettere regole, trasparenza e correttezza. Abbiamo aspettato qualche settimana, abbiamo atteso che il buonsenso potesse prevalere, mi pare che il buonsenso non sta prevalendo e allora andiamo avanti per la nostra strada, che è quella esclusiva nell'interesse della città di Napoli e del Teatro Nazionale. La mia idea è di nominare un assessore donna al posto di Mozzetta. E i nomi, giusto che si facciano. Bene. Più nomi si fanno, più c'è possibilità di attuare una scelta ampia e articolata. Quindi non è preoccupato da questa minaccia di Bianco, ha detto invierò il commissario ad acto? No, sì. No. Vabbè, questa c'è un po' la mania dei commissari, sono persone che, come dire, amano questa loggia del commissario. Tranquillizzo Bianco, non c'era bisogno della sua sollecitazione, ma la prendo come dire, una sollecitazione ad andare in quella direzione. È la mia idea. A proposito di commissario, questo silenzio che è calato su Bagnoli, la preoccupa? No, perché noi andiamo avanti, stiamo mettendo in atto una serie di iniziative importanti su Bagnoli, abbiamo presentato il piano, non ci fermiamo di fronte all'inerzia del governo che da 9 mesi che ci ha messo come piombo alle ali questo spettro del commissario, che è un errore politico, istituzionale e giuridico clamoroso, non ha nominato il commissario e quindi attendiamo la mossa del governo, noi per adesso lavoriamo, perché di fronte all'inerzia del governo c'è una città che invece ha un piano che ha condiviso in Consiglio Comunale, con la Giunta, con gran parte della cittadinanza. Siamo pronti a partire e stiamo lavorando a costruire le fondamenta della nuova Bagnoli.